nuovo ristorante in centro storico a Modena, siamo a due passi dal mercato Albinelli, Vicolotto, il nome appunto di questo nuovo ristorante Fusion, questo bistrò. Siamo qui con il titolare Maurizio Mura, ci può raccontare come è nata l'idea di aprire un bistrò un po' diverso dal solito qui in centro a Modena? La nostra avventura parte dall'Otto Brooklyn, che è un altro ristorante che è stato il primo che abbiamo aperto nel 2014, dove fin dal primo momento è stata richiesta, cioè è stata fatta una politica di qualità e di ricercatezza delle materie prime. Oltre ad avere mandato a questo artista che si chiama Mauro Roselli di curare gli allestimenti e gli arredamenti, creando un locale che speriamo piaccia anche, però sicuramente di grande carattere e di grande personalità. Dopodiché abbiamo aperto un ristorante tradizionale, anch'esso caratterizzato dalla ricerca della materia prima e comunque facendo sempre un discorso di grande qualità, sempre curato in modo, fra virgolette, perdonatemi il termine, artistico, e dal 22 di maggio di quest'anno abbiamo aperto questo ultimo, si chiama Vicolotto, che è sostanzialmente un bistrò che risponde sempre alla filosofia di ricerca di materia prima di qualità e comunque di qualità in senso lato, dove invece presentiamo una cucina contaminata, un fusion come comunemente viene definita, dove proponiamo sushi chiaramente di livello completamente diverso da quello che si trova normalmente, crudi, ostriche e piatti cotti, escluso paste che non eseguiamo, prese da ricette da tutto il mondo, quindi è una cucina internazionale. Una ricerca, come diceva prima, artistica di alto livello, come potete vedere anche alle mie spalle, tutto molto curato nei minimi dettagli, e una ricerca anche appunto, come diceva, nelle proposte culinarie. Voi fate dei piatti che avete ideato voi, partendo dal sushi, però diceva diverso da quello che si mangia nell'All You Can Eat. Qual è la vostra, diciamo, il vostro punto forte, anche che vi distingue da questi ristoranti, oltre alla freschezza della materia prima, come diceva prima? Ma il punto forte è quello che noi abbiamo sempre cercato di proporre, è sicuramente il concetto di accoglienza e il concetto di trovarsi a casa. Questa è l'atmosfera che in tutti e tre i locali noi cerchiamo di proporre e cerchiamo di mettere i nostri ospiti proprio nelle condizioni di trovarsi a casa propria. Per quanto riguarda invece la proposta gastronomica, quello che ci distingue sicuramente è la ricerca della qualità e la ricerca della continua innovazione.